Gli studenti avevano organizzato un incontro presso la sede di Brindisi per il futuro del corso di laurea in economia aziendale, a rischio per mancati fondi da parte delle istituzioni locali, ma non c'è la provincia. I ragazzi attaccano, ma l'assessore alla cultura Paola Baldassare replica: avevo chiesto un rinvio per in problemi di famiglia, un rinvio di 24 ore, ma la riunione si è tenuta lo stesso. E così oggi la provincia intende rispondere a questa intervista di un giovane studente che in un servizio andato in onda ha dichiarato: siamo tranquilli perché comunque l'altro giorno noi ci siamo recati in provincia, eravamo circa 30 persone, è uscito scritto tutti i giornali e quant'altro, mezzi stampa, e con la richiesta di avere chiarimenti sulla convenzione. È uscito il presidente Ferrarese e al volo ci ha detto: ragazzi, ve ne potete andare, è tutto tranquillo, è tutto risolto. Allora, sì, è vero, siamo ragazzi, sì, è vero, abbiamo dai 20 ai passa anni, però questo non vuol dire che siamo dei cittadini di serie B. Noi abbiamo bisogno delle certezze. A rispondere allo studente è lo stesso presidente della provincia. Quando gli studenti sono arrivati in provincia, spiega Ferrarese, mi sono fermato con loro, ho detto che per quanto riguardava il mio ente noi avremmo mantenuto il nostro impegno sul corso di laurea, sempre che ci siano anche Camera di Commercio e Comune. Non capisco perché il giovane dica che non li ho accolti. E la Baldassare precisa, giova ricordare che il 7 maggio la segreteria di presidenza, per il mio tramite, faceva richiesta ad una rappresentanza degli studenti di spostare l'incontro per due motivi: l'assenza del presidente impegnato a Roma con il ministro degli interni e il mio personale impedimento dovuto a motivi familiari. La risposta è stata di un immediato e ingiustificato diniego, anticipando con malcelata provocazione che si sarebbero pagate le conseguenze dell'assenza. La provincia intanto ribadisce la volontà di confermare i corsi universitari a Brindisi. Auspichiamo, conclude la Baldassare, che i ragazzi non vengano però strumentalizzati.